Parliamo oggi con Francesco Sinopoli, che è il segretario generale della FLC-CGIL, e con Sinopoli parliamo dei tanti problemi che in questo momento sta vivendo la scuola, sta vivendo anche il personale della scuola, stanno vivendo anche gli studenti, le famiglie. Il 1° di settembre corriamo il rischio un'altra volta di avere cattedre scoperte, perché c'è ancora questo tema in ballo. Come stanno le cose? Dunque, purtroppo noi dobbiamo registrare che anche quest'anno il governo in carica, che è diverso dal governo dell'anno scorso, non si è mosso per tempo e questo è un problema serio, lo abbiamo evidenziato più e più volte nel corso dell'ultimo mese. Era stata la prima questione che il sindacato aveva posto al ministro Bianchi. Occupiamoci della ripartenza, dell'apertura dell'anno scolastico, cerchiamo di evitare gli errori dello scorso anno. Ancora noi non abbiamo un'informazione su ciò che il governo intende fare per, innanzitutto, dico io, coprire le cattedre che saranno 107.000 circa e quindi naturalmente siamo molto preoccupati. Noi abbiamo una proposta chiara che è stata peraltro già oggetto di tanti confronti pubblici. È necessaria una selezione per titoli del personale precario che lavora da più di 3 anni, poi ci sono gli insegnanti di sostegno specializzati. Abbiamo quindi modo di coprire quelle cattedre. A nostro avviso bisognerebbe poi fare un importante investimento nella formazione di questo personale. Un investimento serio, un investimento che poi dovrebbe riguardare tutto il personale della scuola e uscire da questa discussione finta tra chi vuole la sanatoria e chi vuole il merito, che non corrisponde alle condizioni reali della scuola italiana. I docenti che lavorano precari continueranno a lavorare precari anche dopo il concorso ordinario. E saranno gli stessi che gli studenti in parte si trovano in cattedra oggi e troveranno in cattedra domani. Allora dobbiamo avere il coraggio di guardare veramente al merito. Difficile quando si parla di scuola, perché la scuola sposta tanti voti, direttamente o indirettamente. E quindi è terreno di costruzione di consenso politico. Per questo vengono così esagerate anche le posizioni molto spesso e si radicalizzano, no? Come in questo dibattito a cui purtroppo assistiamo tra componenti della stessa maggioranza governativa. Una delle ragioni, l'ho detto con chiarezza, quando faccio i comunicati sto attento molto alle parole. Una delle ragioni per la quali siamo bloccati è una maggioranza disomogenea, anche quella era disomogenea, non era all'onor del vero, ma questa forse lo è di più. La scuola è ostaggio politico, ostaggio. Questo è un tema, cioè io vorrei che anche gli organi di stampa, della grande stampa, quando si occupa di scuola, avesse il coraggio di dirle queste cose. Ma a questo proposito dobbiamo ricordare, dobbiamo dare una notizia importante. Le organizzazioni sindacali sono state convocate per il 6 di maggio. Si dovrebbe parlare del patto della scuola che era stato messo in cantiere già quasi 2 mesi fa. Cosa prevedete? Che cosa si discuterà il 6 di maggio? Noi vogliamo discutere dei temi che abbiamo posto nell'ultimo incontro. Il segretario generale della CGIL ha parlato per la CGIL e quindi per la FLC nella CGIL e il tema del reclutamento del 1° settembre è stato uno dei primi, non l'unico, perché dobbiamo ragionare degli interventi immediati ma importanti, dobbiamo ragionare poi di come tornare a investire sulla scuola avendo un'idea chiara che riguarda il medio e il lungo periodo. Su questo versante noi riteniamo indispensabile che si faccia un ragionamento serio sul tempo scuola, che si inverta la politica sugli organici, che è una parola difficilmente comprensibile all'esterno del mondo della scuola, ma che significa quante persone per la scuola possono lavorare avendo in mente un tempo scuola adeguato per i bisogni delle nostre studentesse e dei nostri studenti. E questo tempo è stato ridotto per ragioni esclusivamente di natura finanziaria, cioè sulla scuola si è pianificata una grande opera di contenimento della spesa pubblica.
Perché la scuola ha un unico datore di lavoro e quindi è uno dei pochi capitoli di spesa che ti consente di pianificare i risparmi, come le pensioni. Quindi bisogna tornare a investire sulla scuola, su questo versante, bisogna ridurre il numero degli alunni per classe. La classe pollaio è una brutta definizione, non mi piace, però bisogna ridurre il numero degli alunni nelle classi per migliorare la qualità dell'offerta didattica e gli ambienti di apprendimento. Bisogna ripensare gli ambienti di apprendimento. Bisogna investire nel tempo scuola dove dovrebbe esserci e non c'è, dove dovrebbe esserci e non c'è, e dove c'è perché è poco. Questo significa appunto investire sugli organici, che per noi è una parola chiara, ma fuori dalla scuola è sempre una cosa oscura. Bisogna anche imparare a comunicare con un mondo che è fuori dalla scuola e che chiaramente guarda la scuola, perché la scuola è il paese, no? Per questo ci tengo molto a sottolineare questi passaggi. E la questione del reclutamento, come ho detto, è comunque una questione che noi porremo subito, perché riguarda il reclutamento a regime, quindi come si reclutano gli insegnanti nella scuola italiana, io dico non solo gli insegnanti. Riguarda, secondo me, anche il tema della formazione degli insegnanti, che deve essere un diritto soggettivo, e deve essere consentito in orario di servizio, a mio avviso remunerata adeguatamente, e riguarda poi, se vogliamo allargarci, anche un'idea di scuola su cui questo paese dovrebbe interrogarsi. Il recovery plan di cui stiamo leggendo adesso le ultime bozze, anzi gli ultimi testi aggiornati, stanzia risorse imponenti per la scuola. Tra scuola, università e ricerca si parla di 30 miliardi. Di questi 30 miliardi, 20 sono per scuola e istruzione, di questi 20 almeno 12, 13, forse di più, riguardano proprio il sistema scolastico in senso stretto. Diciamo che, mi si passi questa battuta, non sono bruscolini. Che cosa ne pensate? Noi pensiamo che il nostro paese si trovi in un passaggio fondamentale della sua storia e lo avevamo già anticipato, se non sbaglio, in un'altra intervista che facevamo qualche tempo fa. Questo passaggio era previsto, non era scontato che andasse così, non era scontato che l'Unione Europea, nella sua fragilità che è legata all'impostazione, che la caratterizza, avesse la forza di fare degli investimenti. Noi dobbiamo avere la capacità, sul versante dell'Italia, di finalizzarli nel modo migliore, di avere la competenza nello spenderli, perché sarà anche, diciamo, una prova riuscire a spenderli tutti. E dobbiamo anche sapere, ricordiamo Reginaldo, che quelle risorse in parte sono prestiti, ma in parte liberano risorse del bilancio dello Stato, pari a 53 miliardi. Quindi, da una parte degli investimenti, chiamiamola così, su progetti finalizzati, per esempio la parte legata all'edilizia, no? Li devi costruire delle scuole nuove, fare i cablaggi, ripensare gli ambienti didattici, sono già comunque risorse significative che andranno spese. Hai una parte che è destinata a temi specifici, che sono appunto, ad esempio, l'aumento del tempo scuola. Devo dire che su questo il piano è abbastanza chiaro. Altre sono destinate a diciamo, capitoli non meglio specificati, come organizzazione del sistema scolastico, in cui si fa riferimento comunque anche lì indirettamente alla necessità di recuperare dispersioni e abbandoni. Per me significa tempo scuola, significa mezzogiorno, significa aree depresse, aree fragili del paese, quindi aumento degli investimenti, in particolare in quelle zone. Però, ripeto, ci sono poi risorse che si libereranno e potrebbero essere consolidate nel bilancio dello Stato per l'istruzione, dico io. Qui dobbiamo essere consapevoli che questa partita è enorme, questa non è una legge di bilancio che stanzia 400 milioni. Veniamo ad un problema che è di queste ore, di questi giorni, il tema del piano estate. Qual è la posizione del vostro sindacato su questo maxi progetto? Io vorrei partire da 2 mesi fa, se me lo consenti, Reginaldo, quando il presidente del Consiglio incaricato disse, al termine di uno dei confronti che ha avuto con le forze politiche che poi lo avrebbero sostenuto in Parlamento, o si attribuì al Presidente del Consiglio comunque l'idea che si modificasse il calendario scolastico. Noi dicemmo in modo netto che quella discussione non c'entrava nulla con il recupero degli apprendimenti, ma che era il veicolo di un altro ragionamento, sempre lo stesso, che si riprende
presenta generalmente in quasi tutte le stagioni politiche. Gli insegnanti ordinariamente lavorano poco, devono lavorare di più, e quindi diciamo la solita retorica più o meno esplicita sul fannullonismo, poi a seconda degli interlocutori declinata in modo elegante o meno elegante. A mio avviso, lo dico con nettezza, volevano in qualche modo lo scalpo della categoria, cioè quest'anno siete stati a casa e vi abbiamo pagato lo stipendio, adesso ad agosto lavorate. Un modo, diciamo, primitivo, però non sorprendente. Noi dicemmo con chiarezza che il tema di questa straordinarietà era innegabile, che anche la questione del recupero degli apprendimenti si sarebbe posta, ma avrebbe dovuto porsi in un tempo ragionevole, con una valutazione che spettava alle scuole, se parliamo di recupero degli apprendimenti. Poi c'è un altro capitolo che riguarda la socializzazione. Allora, qual è il problema? È che la realizzazione di questo piano, per come è stato presentato, per la tempistica, si sta rivelando, e noi lo abbiamo detto subito, molto complicato. Ecco, parli di un piano molto complicato. Perché è complicato? È complicato perché, come dicevamo prima, l'ordinario nella scuola è sempre straordinario per le sue dimensioni. Questo piano è legato fondamentalmente ai PON, che scadono il 21 maggio. I progetti vanno quindi presentati in un tempo brevissimo, con segreterie che sono già sovraccariche, e andranno gestiti da strutture amministrative fragilissime che basano il loro lavoro su contratti precari e su lavoratori precari, la cui scadenza già diciamo, non collima con la necessità di gestire gli stessi progetti. Non è una banalità. Faccio questo esempio perché se ci avessero sentito prima, noi avremmo detto: guardate, vogliamo andare in quella direzione. Innanzitutto bisogna prorogare i contratti al 31 agosto, altrimenti le segreterie non ce la possono fare. Sembra una cosa piccola, ma è una cosa enorme. Il tempo per processare questi bandi è brevissimo. Per questo stiamo vedendo la reazione immediata dei dirigenti scolastici, ma guardate, di tutte le segreterie, ma hanno ragione, non è una posizione pretestuosa. E sono problemi che noi abbiamo posto subito, immediatamente. E qui si sconta quindi purtroppo il ritardo con cui il Ministero si è mosso, e noi rischiamo che questa operazione, anche a mio avviso ben pensata, diventi un boomerang. Dovrebbero, secondo noi, se si parla di recupero degli apprendimenti, pensare anche già da subito a un tempo più lungo. Tutto quello che dici, segretario, è assolutamente vero, però c'è un tema che è il tema anche del recupero della socialità, è un tema importante. Praticamente qui siamo di fronte a ragazzi, a bambini che da più di un anno non vivono delle relazioni sociali normali. Quindi anche questo è un tema da non sottovalutare, è un tema da tenere nella dovuta considerazione. Assolutamente sì, è un tema che si pone, che non coincide necessariamente con quello dei recuperi degli apprendimenti e con le discipline, e che a mio avviso è forse per molti versi più importante, soprattutto per alcune fasce d'età, ma guardate, mi pare di capire per tutte ormai, per quello che abbiamo osservato in quest'anno, sull'impatto che ha avuto anche su fasce d'età tra i 13 e i 17, no? Pensavamo che l'impatto sarebbe stato prevalentemente negativo sulle bambine e i bambini, invece ovviamente su un tempo lungo diventa alienante per tutti. In questo momento c'è anche un altro tema che sta un po' passando in sordina perché ci sono altre urgenze ed altre emergenze, ma è un tema importante, importantissimo. È la questione del contratto nazionale. Nelle settimane scorse il ministro Brunetta ha emanato l'atto di indirizzo per le funzioni centrali. Tutti si aspettano che da un momento all'altro esca anche l'atto di indirizzo per il comparto scuola, università e ricerca. Che inizi avete voi su questo? Ci sono già dei movimenti? C'è già qualche convocazione in arrivo? Sul versante dell'istruzione non ci sono stati confronti e crediamo che questo debba essere un tema da discutere nel patto sulla scuola, no? Noi siamo assolutamente convinti che sul contratto ci debba essere un investimento ulteriore da parte del governo. Non è una posizione retorica,
di maniera che il sindacato prende sempre perché i soldi non bastano mai, ma si fonda su valutazioni oggettive legate anche a questa fase politica. Il patto sul lavoro pubblico riguarda solo tangenzialmente la scuola e prevede comunque delle risorse aggiuntive da destinare a una, chiamiamola vertenza sindacale, che è condivisa evidentemente anche dalle amministrazioni pubbliche, che riguarda la ridefinizione dei sistemi di classificazione professionale, gli inquadramenti professionali, quindi anche il riconoscimento di maggiori remunerazioni per chi svolge già attività. Sulla scuola invece questo tema naturalmente non si pone così, e quindi la scuola ha bisogno di un patto specifico, perché il personale ATE è interessato da questo confronto all'ARAN, e quindi noi riteniamo che lì si debba invece in qualche modo chiedere che il patto sul lavoro pubblico abbia piena attuazione. Per quanto riguarda i docenti, invece, noi abbiamo l'assoluta necessità che ci siano risorse dedicate aggiuntive. Per questo il confronto con Bianchi dovrà anche vertere sul tema contrattuale. Quindi il patto sul lavoro pubblico andrà integrato dal patto sulla scuola proprio su questo punto. Ne riparleremo dopo il 6 di maggio, cioè dopo che avrete fatto questo incontro in cui si parlerà del patto sulla scuola. Quindi Me diciamo lo che auguro. sono forti attese da parte delle organizzazioni sindacali su questo incontro del 6 maggio, Ci immagino. sono forti attese, sì. Voglio solo fare una battuta, che però corrisponde in realtà a una considerazione politica. Sono stati annunciati aumenti a tre cifre ormai da 3 anni, da diversi governi. In questo momento non ci sono aumenti a tre cifre, ci sono aumenti purtroppo inferiori alle famose 3 cifre annunciate. Quando invece la scuola avrebbe bisogno di aumenti importanti, ecco. Allora, noi non crediamo che si possa chiudere questo rinnovo contrattuale se non c'è un segnale visibile da parte del governo che riconosca anche l'impegno che la scuola ci ha messo in questa stagione complicata. Perché penso che la scuola abbia dimostrato una grande capacità di resilienza. Al di là invece di come è stata dipinta nel solito tentativo di costruire un conflitto tra pubblico e privato, perché poi abbiamo assistito anche a questo e penso che assisteremo anche a questo nelle prossime settimane. Ringraziamo Francesco Sinopoli per questo approfondimento, per questa chiacchierata e quindi l'appuntamento ad un prossimo incontro in cui magari speriamo tutti quanti Speriamo. di poter prendere atto che qualche cosa cambi Si anche muove. per il mondo della scuola e soprattutto per i lavoratori della scuola.